Ieri 8 agosto 2023 ho ricevuto questa mail. Ciao Mimar, ho una primizia appena raccolta. Oggi 8 agosto 2023 alle ore 10 mi sono recata all'ospedale di per un esame e all'accettazione insieme al foglio della visita mi consegnano questo. L'informativa sul trattamento dei dati e noto subito che la segretaria ha scelto per me. Ha barrato la casella dove secondo loro io acconsentirei a questa roba qua. Questi sono fuori come un balcone. Io ho preso la mia fedele biro ed ho barrato le caselle non acconsento. Punto. Ma leggi bene, non acconsento che le informazioni relative alle mie condizioni di salute siano fornite a terzi. Quindi vedete in alto c'è una X già prestampata nella casellina. Acconsento al trattamento accertamento proposto. Sono consapevole che, dinanzi ad impreviste difficoltà, il medico potrebbe giudicare necessario modificare la procedura concordata. Qualora in tali circostanze non fosse possibile interpellarmi, autorizzo sin d'ora il cambiamento ritenuto necessario al solo scopo di fronteggiare le complicanze, eventuali ulteriori interventi necessari ed urgenti a seguito dell'intervento principale. In questo caso si dà l'autorizzazione al medico, se ci sono delle complicazioni, se la situazione si aggrava, ad intervenire modificando ciò che si è concordato all'inizio. Mi viene in mente il paziente sotto anestesia, come faccio a chiedere la sua autorizzazione a cambiare la procedura? Però magari ci si rivolge al parente fuori, infatti c'è l'opzione non acconsento. Certo che un mio eventuale rifiuto non comporterà conseguenze per quanto riguarda la prosecuzione dell'assistenza. Sotto c'è la parte acconsento che le informazioni relative alle mie condizioni di salute siano fornite a. E poi la persona in questione ha barrato non acconsento che le informazioni relative alle mie condizioni di salute siano fornite a terzi. La mail prosegue. Mi stai dicendo cioè che in caso di consenso le informazioni sulla mia salute andrebbero a terzi? E chi sarebbero questi terzi? Perché gli ospedali passano informazioni private a terzi? Infatti loro contano sull'ignoranza della gente che in una situazione di preesame è distratta, ha altro per la testa, ma per legge devono comunque avere il tuo consenso. E in questo caso una segretaria collaborazionista e si prende il diritto di decidere per me. Quando le ho chiesto perché ha barrato questa casella, se n'è uscita dicendo che il programma è l'algoritmo che barra automaticamente il consenso, perché a volte la gente lo dimentica e quindi l'intelligenza artificiale decide per me, perché io sono analfabeta e non sono in grado di decidere per conto mio? Scusa il francesismo. Occhi aperti. Ringrazio questa persona per avermi scritto e ribadisco quello che ho già detto. È vero che magari in quel momento il medico non può chiedere al paziente cosa fare, però se c'è un parente all'esterno, qualcuno va contattato, anche perché lì c'è l'opzione acconsento e non acconsento. Quindi è un mio diritto dire no. Tu, medico, devi chiedere al mio parente se io non posso rispondere. In merito ai dati, sarebbe interessante capire a chi vanno questi dati. C'è qualcuno che mi segue che sa rispondere? Perché questi dati vengono forniti a terzi? Per che cosa servono? Per le statistiche? Per le case farmaceutiche? Non lo so, sto domandando. C'è qualcuno che mi sappia rispondere? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.